Sta per mangiare le uova a 100 anni. Miglior cinese che c'è a Tokyo. Oh mio Dio. Intingiamo nella salsa piccante. Mamma mia che buono. Io continuo a bere un Rum High, che sapete che più bevo più le mie battute diventano sceme. Per la prostata. Quindi occhio, sono come quella di Futurama. Però mi diverto. Che buono. Siamo qui a mangiare cinese, questo è un aperitivo cena da mia mano. E non lo so, sono sempre a disagio quando faccio i video con sconosciuti. Dovete sapere che lui lo conosco da quando andavo all'asilo. Vabbè, c'è questo posto che non posso... mi ha detto il mio amico giapponese, salutatelo tutti, che mi ha detto che non posso dare il nome di questo posto, ma io ci vengo spesso al mio cinese preferito. Pensate che lui ha anche cucinato per Sofia Loren, volevo dirvelo, ma... E questo è l'otoshi. Che l'otoshi dovete sapere, questa è una cosa che tanti italiani magari fanno fatica a capire. Non è gratis, però vi arriva. Un po' come pagare il coperto da noi in Italia. Però ti danno anche un regalo in Italia, paghi il coperto e basta, finisce lì. Quindi vedi, perché ogni cosa ti danno il pane. Davvero? E i gressini. Ecco, in Italia vi danno il pane e i gressini. E guardate in Giappone che cosa vi danno. Questo qua è granchio? No, sembrerebbe surimi. È granchio, è no, gambero. Un gambero. È un gambero. Questo dovrebbe essere un pezzo di carne. No, ma che è un pomodoro. È un pomodoro. Sono già embriago. Assaggiamo qui il gambero. Questo è proprio il gambero definitivo. Qua è arrivata la birra e l'Uron High. L'Uron High è questo insieme di... Penso che è shochu, che è praticamente questo insieme di shochu e uron, che sarebbe un tipo di tè. E qua invece lui si è preso una birra. Sapete, io invece sto attento alla linea, quindi prendo l'Uron High perché c'è poco. Cosa che non bisogna mai fare con le ohashi e perdere per strada quello che state per mangiare. È buonissimo. Qua sono, cioè, veramente cucina di alto livello. Ma so proprio di gambero. Spesso sapete che mangiate quei gamberetti tristi. Fa l'amaro. Questo è ikka. Questo è, sapete, in Corea che c'è il kimchi? Questo è praticamente il calamaro versione kimchi. Guardate che divertente. Chi è sto tipo? Sapete chi mi ricorda? Praticamente, sapete, Hiro Mizushima da vecchio avrà questa faccia. È proprio lui. Sai chi è? No. È quello che ha fatto Sebastian Kuroshikuro. Ah, ma non l'ho visto. Kuroshikuro. Non l'ho visto ancora. No, sembra lui, però sembra Hiro Mizushima. Voi sapete che si è sposato con Ayaka, che è un'altra cantante famosa, che però hanno dovuto operare alle corde vocali, quindi adesso un canto. Se mi sembra che sono un po' tutti e due ritirati dal mondo dell'entertainment, così facciamo anche un po' di gossip. Ma ordiniamo anche da mangiare o ci mandiamo solo l'otoshi? Arrivederci. Adesso mangio questo pomodoro. Tra l'altro devo andare a Taiwan quest'anno. Come mai? Perché voglio ristudiare il cinese, perché l'ho un po' dimenticato. Sapete che Sebastiano è anche poliglotto, perché oltre a parlare giapponese, italiano e inglese, parla anche cinese. Abbiamo deciso di prendere il kaiseno koge, e poi abbiamo il pitan totomato no reisei, e poi abbiamo preso i gyoza, che sono i ravioli cinesi, che in giapponese, che in cinese si dicono jiaoz. Una lezione di cinese. Se vedete sulle porte questo simbolo, che in giapponese si legge fuku e in cinese si dice fu, e lo vedete magari spesso attaccato alle porte rovesciato, si dice fu daola, che vuol dire che vi è arrivata la fortuna. Comunque vi stavo prendendo in giro. Il piton non è altro che questo uovo, non è il pitone, ma è questo uovo, l'uovo cent'anni praticamente, che è stato estratto. Guardate quanto è più figo sul suo cellulare. Cosa mi sai dire di questo uovo? Dai, spiega per chi è a casa che non conosce l'uovo cent'anni. Sono delle uova che vengono messe a conservare all'interno di una soluzione. Penso alcalinica. Sì. E quindi sono delle uova che vengono chiamate uova cent'anni, proprio perché sono delle uova che in qualche maniera hanno fermentato per un sacco di tempo. Bene, quindi queste sono le uova cent'anni, che hanno fermentato in questa sostanza alcalina per molto tempo e hanno un sapore molto intenso, devo dire. Io ve le consiglio, tu le consiglieresti ai tuoi amici e nemici? Sì, assolutamente. Anche ai nemici, sono buone? Colore. Oh, guarda che sono arrivati anche i gyoza. È arrivato Zemos. No, non è arrivato i gyoza, è arrivato il kaisen. Kaisen okoge. Proprio quello che mi aspettavo. Il pomodoro è buonissimo. Adesso, ragazzi, ragazzi e ragazze. Oh mio Dio, non riesco a prenderlo in mano. Allora, sto per mangiare le uova a 100 anni. Oh mio Dio, anche se sono troppo giovane. Allora, uova a 100 anni e non sentirle. Io poi sono un grande amante delle uova, quindi sono buonissime. È buono, ma questo posto è veramente buonissimo, eh. Secondo te è il miglior cinese che c'è a Tokyo? Uno dei.
Questo è uno dei migliori ristoranti cinesi che esiste a Tokyo. È veramente una specie di star che comunque mi ha dato permesso di fare video, quindi vi posso far vedere tutto. Ah, guarda che sono arrivati anche i gyoza. Questi, sapete che questo in cinese più che jiaozi si chiamerebbero guotie, che sarebbero praticamente i ravioli del giorno prima che poi vengono rifritti praticamente. In Giappone sono gli yakigyoza. Io continuo a bere Uron High, che sapete che più bevo più le battute diventano sceme, però mi diverto. Che buono, ma con le ste uova a 100 anni sono buonissime. E Zoa Beer. Allora, Zoa Beer. Va bene, sì. Mi sono piaciute tantissimo. Devo dire che le uova a 100 anni ve le auguro. Fanno bene anche per cosa fanno bene? Per la prostata, quindi giustamente Mister No mi ha portato qui conoscendo i miei grandi problemi di prostata. Ma com'è mangiare con me che non riesce neanche a vedermi gli occhi? In realtà lui si sta vedendo, vedete che com'è? Cosa... dovete sapere che Sebastiano ha un occhio solo, ha un occhio solo, non sono... No dai, che no, non c'è niente di male. Fosse strabico li farei vedere, una particolarità. No, io sono come quella di Futurama. Ah, sai la tipa con i capelli viola? Voi a casa non conoscete Futurama perché... Sono un ciclope. Sono un ciclope, sì. Un occhio a destra o a sinistra, si sposta in base a dove si muove il ciuffo. Ma perché io ce l'ho sporco e tu ce l'hai pulito? Oddio, si sta parlando di piattini. Intingiamo nella salsa piccante. Adesso mangiamo questo ravioletto. Mamma mia che buono. È buonissimo. Voi da casa non potete capire, ma è veramente buono. Non scherza, non è qua. Qua fanno le cose fatte bene. Mmm, gli asparagi. Guarda che questi me li prendo tutti io. Ah, ma te li sei fregati poi veramente tutti. Sì, io sono una persona molto avara. Vabbè, tanto. Ah, voglio anche il Raycon. No, no. Guarda Lilletta, mangio per te un asparago. Questo asparago invece lo voglio dedicare a tutte le persone che odiano i miei capelli. Mangio per voi. Questo invece, questo pezzo di riso, lo dedico a tutte le ragazze che si chiamano Francesca. Questo a tutte le Chiare. Ti è piaciuto? Abbiamo mangiato bene? Tra l'altro mi mette questo a fuoco e te proprio... Ti è piaciuto? Auccio. Che vuol dire buono in cinese. Quindi ci vediamo domani alle 2 a un nuovo video. Se questo video viene caricato di venerdì, ci vedremo domenica.